detto: questo lavoro di vigilia è una sequenza infinita di scelte macro e microscopiche, grandi impostazioni e minimi dettagli. L'importanza di passare dalle grandi impostazioni, dai geni generalisti come possa essere la guerra, la violenza, i temi che possono essere anche molto attuali, l'antisemitismo, e poi ricavarle nei dettagli e nel racconto dell'amorante, della storia attraverso personaggi semplici e della vita quotidiana, quanto è stato difficile riportarlo sullo schermo. Beh, è sempre difficile perché è proprio il lavoro del regista. Cioè, il regista è una specie di condottiero di una nave, deve stare attento che tutte le sartie stiano a posto, ma anche sapere com'è la situazione geopolitica del paese dove andranno ad attraccare. Quindi, insomma, è sempre molto difficile. Nel caso di un romanzo così grande, uno dei grandi libri del Novecento, non solo italiano, e importante così per me, certo mi sono tremati i polsi. E ce l'abbiamo messa tutta, tutti quanti, tutti insieme ce l'abbiamo messa tutta. È stato un anno 2023, ora siamo nel 2024, in cui l'Italia ha riscoperto un po' la donna al centro anche del potere, con la Presidente del Consiglio, con grande successo anche nel cinema di un'altra donna regista. Lei è una donna regista, dove la protagonista di questo film è un'altra donna. Insomma, in un periodo anche in cui c'è stata la violenza sulle donne, è ritornata al centro, è ritornata come uno squillo fortissimo, anche dal silenzio si è passato al rumore. Quanto è importante che questa, la storia, quanto rumore deve fare, insomma, per questo, cosa si aspetta dal pubblico? Beh, questa è una storia purtroppo sempre non attuale, ma contemporanea, perché comincia con uno stupro di guerra, e quanti ne abbiamo visti in questo ultimo periodo, e comunque è la storia, cioè le grandi decisioni dei potenti che sbriciolano le vite delle persone semplici. E questa è una cosa intollerabile, insopportabile, che continua ad andare a essere al centro delle nostre vite. Persone che vogliono solo vivere in pace, che non significa essere sempre felici, perché non è possibile. Il fatto che ci siano stati questi grandi successi femminili, io spero che il film di Paola Cortellesi abbia dato veramente una spallata al mondo del cinema, perché quello che succede è che tendenzialmente ti accorciano la statura. Non succede niente, io sono 30 anni che lavoro, ho trovato sempre finanziamenti, ho lavorato, però c'è quell'aria intorno in cui fra te e un regista maschio comunque tu sei cadetta. È anche la questione, no? Noi chiamiamo i registi maschi maestro, no? Sì. Nessuno mai si azzarda a dire maestra a lei, insomma. Quindi, bisognerebbe trovare anche qualcosa. Mi chiamava maestro Monicelli al centro sperimentale quando studiavo, per prendermi in giro, perché era spiritosissimo, ma per prendermi in giro, perché ero l'unica regista femmina, e quindi mi chiamava maestro, ma perché aveva già capito. Aveva già intuito che cosa sarebbe stata la mia vita, cioè che se esprimi delle opinioni sei presuntuosa, sei sempre presuntuosa e devi stare lì, devi far finta di essere tanto buona, di essere solo una sartina, che stai facendo solo il tuo lavoro. È il tempo di lottare. È il tempo di lottare. E questa cosa di Paola Cortellesi, che è un successo suo, per il suo grande talento, non è giusto che tutti ci mettano le mani sopra. Però diciamo un forte successo così, anche economico, speriamo che dia una spallata.